Sono le colonne del giornalismo piemontese, persone che hanno scritto in decenni di attività pagine di storia della regione. E l'Ordine dei giornalisti del Piemonte ha voluto consegnare loro un riconoscimento per il costante lavoro quotidiano. Nell'auditorium del Grattacielo Intesa San Paolo, la cerimonia per il conferimento dei riconoscimenti ai giornalisti che hanno maturato 40, 50, 60, 70 anni di iscrizione, alla quale erano presenti anche nuove leve, giovani che quasi come in un passaggio di testimone sono state consegnate le tessere di iscrizione. Sul palco il presidente Stefano Talia, il suo vice Ezio Ercole, la segretaria dell'Associazione Stampa Subalpina Silvia Gabarino, il presidente del Centro Studi Pestelli Giorgio Levi, numerosi giornalisti alessandrini presenti. Per i 50 anni di iscrizione all'albo i riconoscimenti sono stati assegnati ad Alberto Masoero, Gigi Moncalvo, Romano Pasquale, Giancarlo Perla, Roberto Scagliotti. Per i 40 anni invece Mario Balladore, Francesco Bellodi, Pierpaolo Busto, Franco Cantamessa, Marco Caramagna, Diego Cartasegna, Renato Celeste, Donatella Cozio, per Carlo Fabio, Angela Gandolfi, Giovanni Giacchino, Roberto Gilardengo, Andrea Guenna, Enzo Prato, Cesare Raviolo, Maria Rosaria Silletti, Rino Tacchella, Paolo Varese, Brunello Vescovi, Virginia Viola. Questa sala, ha spiegato il presidente Talia, riassumendo lo spirito della giornata, dimostrano come l'unità della categoria sia solo strumento a disposizione per uscire dalla crisi. Il momento che sta attraversando la nostra professione non è facile, ma proprio dalla storia delle persone che premiamo dobbiamo trarre forza per scrivere il futuro del giornalismo.